Ora che abbiamo argomento, parliamo dell'aereo solare. Solar Impulse 2 è già in Europa, ha già fatto la trasvolata oceanica sopra l'Oceano Atlantico ed è atterrato a Siviglia. E noi vediamo il tutto in questo prossimo servizio. Solar Impulse 2 ha completato l'attraversamento dell'Atlantico, un altro tassello molto importante per concretizzare il sogno di volare attorno al mondo in un aereo solare senza usare una goccia di carburante fossile. Bertrand, you are released to proceed. Continue with tower for clearance and have a fantastic flight. Bertrand Piccard ha pilotato l'aereo solare nella prima traversata transatlantica alimentata dal Sole, con emissioni pari a zero e carburante zero, dopo 71 ore di volo. Bertrand Piccard ha seguito in questo modo le orme di Charles Lindbergh, volando attraverso l'Oceano Atlantico, ma questa volta senza impiegare una sola goccia di carburante. Questo è un altro importante passo avanti verso il completamento del primo volo solare attorno al mondo, grazie al velivolo costruito da André Borsberg e dal team di Solar Impulse. Demain, je me réjouis aussi d'être sur la piste d'atterrissage. Je suis sûre que ce vol va parfaitement bien se faire et puis que tu profites vraiment de chaque instant. Ciao, ciao, chérie. Ciao, moi aussi, je t'aime. La parte finale del volo è stata gloriosamente scortata in volo da una colorata formazione della spagnola Patrulla Águila, prima che Bertrand Piccard sia atterrato a Siviglia alle 17:38 ora spagnola. Questa non è un'anteprima per l'aviazione, ma sicuramente è la prima volta per l'aviazione di tecnologia pulita. La tappa transatlantica era partita il 20 giugno 2016 alle 6:30. Bertrand Piccard ha volato ad un'altitudine massima di 8.534 metri, riuscendo a generare 1.388 kWh di energia ed ha percorso la distanza da New York a Siviglia, che è di 6.765 km, in un tempo di 2 giorni, 23 ore e 8 minuti. Arrivando in terra spagnola il 23 giugno alle 17:38. Has always been this symbol of going from the old world to the new world. And everybody has tried to cross the Atlantic with sailboats, steamboats, airships, airplanes, balloons, even rowing boats and kitesurf. Today, it's a solar-powered airplane for the first time ever, flying electric with no fuel and no pollution.